E ci facciamo ancora una volta sul mio monitor, sul mio computer. Il titolo già dice tutto. Come si può giocare a FIFA 22 con le squadre di Inazuma Eleven? Ora vi spiego velocemente magari come installare questa mod di Inazuma Eleven su FIFA 22. Che ne dite? Perché io l'ho fatto, funziona ed è tutto a posto. Quindi seguitemi, ok? Seguitemi. Prima di tutto vi serve il mod manager, quindi letteralmente andrete di qua, no, non questo, perfetto, andiamo bene, ecco qua, dovrete andare qui e scaricare il FIFA mod manager 1.1.0 e qui semplicemente fate il download, lo scaricate e poi lo estraete e letteralmente dovrebbe uscirvi questa icona, lo vedete. Poi, soprattutto molto importante, andate a scaricare questi file. Questa è la guida in spagnolo, ma ora vi spiego effettivamente cosa dovreste fare. Andate poi ad aprire FIFA nel caso in cui l'abbiate soltanto installato e non ci avete ancora giocato. Andate ad aprire FIFA e poi fate il file di salvataggio normale e poi uscite da FIFA. Perfetto. Come vedete ci sono questi due file, FIFA mod e Squads. Perfetto. Io vi invito prima di tutto a fare Squads qua, che è 2022 maggio, vabbè, questo qui, fate copia e poi andate su documenti FIFA 22 settings e qua incollate, fate incolla così, ok, io non lo faccio perché l'ho già fatto. Poi prima di tutto avviate il gioco, ora vi spiego come fare, avviate il gioco da Origin, magari tipo andiamo ora su Origin, non lo so, ce l'ho Origin, ok, perfetto. Avviate il gioco da qua, con il launcher. Però io vi invito a fare una cosa molto importante, che ora vi mostro. Quando vi si avvia il gioco, penso che voi avrete il launcher, ecco, mettete sempre Espanyol e Spagna, sempre questo, ok? È obbligatorio. E poi andate a fare jugar. Ecco, ora a me si sta avviando il gioco. Eccolo qui, lo vedete anche voi ora. Importantissimo. Mettete spagnolo. Che importantissimo. E soprattutto dovete giocare offline. Quindi mi raccomando, togliete comunque tutto quanto. Ora vedrete la FIFA così normale. Ok. Poi pulsa qualche bottone dovete mettere. Ok, poi premete questo e poi cancellare i jugar offline. Non potete giocare online con le mod, ovviamente. Quindi andate a fare personalizar, perfil, che profilo, e poi cargar plantillas. Da qua premete A o X per Inazuma Alias Def. Perfetto. Poi uscite dal gioco un'altra volta, perché dovete farlo. Anzi, prima di tutto, vediamo un attimo se per caso magari si sono stati messi i giocatori. Ecco, vedete che qua c'è ci sono le squadre turche al posto di quella giapponese. E poi Turchia invece ci stanno i giocatori di Inazuma. Però non ci sono le divise. E allora che si fa? Usciamo dal gioco, semplicemente. E poi, ora, invece di avviare il gioco da Origin, andate su FIFA Mod Manager. Perfetto. Vedrete questo. E qui avviate. Oppure fate New. E ora vedete che io ho già messo qualche mod. Però quando voi dovrete mettere qualche mod, quello che dovete fare appunto è import mod. E poi da qui mettere la mod che vi interessa. In questo caso Inazuma per FIFA 1.18 FIFA mod. Ok. Poi da qui semplicemente premete qui e fate apply mods. E così, diciamo, 10-15 minuti e applicherà la mod. Soprattutto così, cosa importantissima che vi devo ricordare, se volete lanciare il gioco con la mod, dovete per forza avere questa spunta qui e poi fare launch. Non dovete più andare da Origin, quello che è. Quindi premete launch. Come potete vedere
a me già installato, quindi non ha bisogno di reinstallare la mod. Semplicemente fate launch e fa launch in the game. In seguito si chiuderà, si ridurrà icona FIFA Mod Manager. E poi vedrete che si avvierà FIFA 22. E come si avvia? Con questa schermata. E ovviamente, cosa sempre importantissima per far avviare la mod, sempre in spagnolo dovete avviare la mod. Magari lo hanno fatto pure in inglese, eccetera, però cosa fondamentale, avviate il gioco sempre in spagnolo, perché è sicuro che in spagnolo funzionerà. E come potete notare, l'intro è cambiata. È semplicemente l'intro di Inazuma Eleven Online. Semplicemente questo. Vabbè. Ora skippiamo, magari, perché non abbiamo bisogno di seguire la scena di il trailer di Inazuma Eleven Online. Come potrete vedere, la schermata è cambiata. Premete qualsiasi bottone, avviate con questo. Premete cancellare nel caso in cui vi presenta questo, perché così, se fate borrar, cancellerete tutte quante le squadre. Quindi evitate, e mettere sempre cancellare jugar offline, perché altrimenti ci sarà un problema, si può dire. E come potrete vedere, già cambiato quasi tutto quanto. L'ultima cosa da fare prima magari di fare una carriera, eccetera, è sempre andare su perfil, cargar plantillas, e poi fare sempre così. Così avete la certezza che poi, se mai vorreste fare una carriera e magari vorreste giocare con le squadre di Inazuma Eleven in Europa, potreste comunque farlo non in Giappone, ma in Turchia, letteralmente. E qua, come potete vedere, ci sono le divise e le squadre. L'Accademia Alius, anche gli Angeli Oscuri, la Chronostorm. Per esempio, ora facciamo una partita, magari. Ci sono 20 squadre in questo campionato, e magari vi mostro ora qualcosa, se si può dire. E vi ricordo, se volete giocare con la carriera, ovviamente togliete le squadre scarica più recenti. Dovete rimanere sempre con queste attuali. Quindi vi intimo a fare questo, ok? Partita classica. Andiamo in Turchia. Ci sono anche, per esempio, la nazionale giapponese di Holly e Benji. Però, come potete vedere, ci sono un bel po' di squadre, effettivamente. L'unica alternativa è appunto i Super Campeones, quindi la nazionale giapponese di Holly e Benji. Però io potrei giocare tranquillamente, per esempio, con la Chronostorm, perché ci sono anche i giocatori versione Miximax. Contro... sì, facciamo... Raymond Go. Ok, come potrete vedere, ci sono le divise, ci sono anche le facce originali, come potrete vedere. Andiamo a giocare una partita velocemente, così, tanto per farvi vedere magari le facce, eccetera. Ecco, Chronostorm contro Raymond Go. Sì, vabbè, ci sono... ecco, come potete vedere, le facce sono quelle. Sono state letteralmente importate dai giochi, da Strikers magari, e poi sono state messe su Inazuma Eleven. C'è Michael, c'è Victor, ci sono un sacco di giocatori. E se magari vogliamo giocare tipo con qualche Miximax così, dentro le riserve ci sono, come potrete vedere, per esempio, Arion versione Arthur, oppure vabbè, c'è Goldie versione Regina dei Draghi, eccetera. Ci sono, e magari ora vi faccio un cambio tra Arion e Arion Arturo, va? Ve lo faccio vedere magari. Ecco, esce Arion normale, entra Arion versione Arthur. E ora vediamo da calcio d'angolo che facciamo. Niente. Vabbè, cerchiamo di fare un gol, dai. Subito Rioma, entra in area. Va Victor. Dal calcio di rigore, perfetto. Ok, va bene. E chi va a tirare questo calcio di rigore? Ma ovviamente Fei, perché io amo Fei e voglio che segna. Allora, facciamo così. Vai, Fei. Là! Feiuccio caro! Ci segna il gol di cui avevamo il bisogno. E va ad esultare sotto la curva.
Guardare quanto è bello. Contento, felice. E quindi questo. Ragazzi, io spero che tutto quanto vi sia interessato e spero che magari possiate giocare con calma con questa mod e che vi abbia spiegato tutto nel migliore dei modi e che comunque vi abbia aiutato per installare questa mod e giocare con i vostri giocatori preferiti in Azuma magari e anche giocare una bella carriera così. Noi ci vediamo magari ad un prossimo video sempre su FIFA. Sempre su FIFA in Azuma? Non lo so. Però ci vediamo il prima possibile. Va bene? Fate i buoni. Ciao ragazzi.